Buongiorno, allora noi siamo l'Eurospin, facciamo la spesa e voi sicuramente, cioè non lo so se ve ne accorgerete, ma noi è da una settimana che non filmiamo perché abbiamo lasciato, cioè abbiamo fatto un po' di lavoretti a ferro battuto e quindi niente, non abbiamo filmato per una settimana. Adesso andiamo in un posto che non andiamo da un po' di tempo, sempre in montagna, nel bosco. Vediamo se è ancora così, se è ancora accessibile, se la strada è ancora fattibile. Elisa nel frattempo sta facendo la spesa. Io l'aspetto qui. C'è una bella giornata oggi, meno male. Ah, che bello, che meraviglia tornare su ferro battuto. Sì. Gli abbiamo fatto un bel tagliando e una cuffia del semiasse e un'altra piccola copertura che si era strappata, niente di importante, ma una cavolata. Comunque, 170 euro non è neanche tanto. Sì, il tagliando non era completo perché in realtà il mio meccanico di fiducia mi ha detto: guarda, che non era proprio necessario. Ho fatto un cambio olio e il cambio filtro dell'olio, poi boh, perché l'ho fatto a gennaio dell'anno scorso, anzi di quest'anno, gennaio, e ora siamo a novembre, il 7 novembre, quindi non serviva, però io l'ho fatto perché sono scrupoloso, ferro battuto, ho bisogno di coccole. Va bene, a dopo. Eccoci qua, siamo arrivati nel nostro posto preferito, autunnale barra invernale. Madonna, comunque non me lo ricordavo, si sale così, porca miseria. Infatti, oltre le ventole che erano partite del furgone, cioè del radiatore, ho dovuto anche spostare la levetta, mettere un po' di aria calda dentro, così che estrapolava un pochettino di aria calda, perché si sale bene qua. E niente, sono felicissimo, anche Elisa, perché questo è un posto per noi spettacolare. Poi questo è il posto dove avevamo visto il lupo, dove l'abbiamo sentiti, che eravamo anche con la tribù, abbiamo sentito ululare al tramonto, è stato uno spettacolo. Era più o meno sera? No, era più inverno, sì. E poi c'è il camino, ragazzi. C'è il camino. Adesso, cioè adesso, oggi pomeriggio vado a fare la legna, un pochettino, e poi si accende il camino. E poi c'è l'acqua. Acqua di sorgente di montagna buona, fantastico. Allora, siccome siamo venuti da soli, ci siamo presi il lusso, tra virgolette, di parcheggiare di qua. Altrimenti, quando siamo con la tribù, parcheggiamo di qui, qua, per non dar troppo nell'occhio, sai, per non dar fastidio comunque alle persone che vengono qui a passeggiare. Nel frattempo, siccome abbiamo tenuto il camper dal meccanico per una settimana, qua bisogna fare pulizie perché noi dalla Sardegna ancora non avevamo pulito niente. Elisa, oltretutto, parla Eli, parla! Dai, facci sentire! Non posso, Come mai? non ho la voce. Ieri ci siamo sfondati da sua nonna di bagna cauda. Sì, ma non è per quello che non ho la No, è voce. vero, però già ieri iniziava a mancarti. E Sì. adesso puliamo tutto quanto. Spesina fatta. Ah, che bello. Sull'erba. Grazie. Mi sei fatta male?
Allora, ho scoperto che ho la febbre, mi sentivo un po' non al 100%, infatti ho un po' di febbre, vabbè. Anche Elisa non è che sta molto bene, oggi sì, non stiamo molto bene, però accendo lo stesso un po' di camino adesso perché ho voglia proprio di questo tepore qui. Intanto il sole è già tramontato là dietro. E niente, stiamo qui davanti al fuoco proprio poco, giusto per il piacere. E poi basta, tutta la legna che abbiamo fatto la useremo magari domani, vediamo se sta me se siamo meglio anche dopodomani. Perché comunque ce n'è. L'abbiamo fatta abbastanza, un po' piccola, un po' secca, però questo c'era. Boh, accendiamo, il mio momento preferito sempre. Questo è il posto del lupo, quindi facciamo silenzio perché magari possiamo sentire ululare come è successo l'altra volta. Sarebbe veramente una cosa fantastica. Stasera minestrone, ci sono 8 gradi fuori, si sta bene in realtà. Questa è la cosa che amo di più io, il fumo dal camino. Adesso si vede poco, però c'è, ed è veramente rilassante, poetico. Però adesso sto un po' male, infatti domani poi faccio delle riprese migliori quando della giornata.